Problema di Fusecchi. Tocca nero. Cosa può fare? Sei qua. Qualcosa per quella luce. Per quel gruppo lì ti sembra debole. Ma abbastanza. Più che altro, cioè, con questo guadagna un sacco di territorio, intanto mette pressione. Mette molta pressione. Io allora non è una gran ci sono due cose su questo gruppo. Una è questa. Sì. Diciamo, Nero viene qua. Qui no, perché gli dà senso anche questa, no? Che Sì, lo sì, sì. aiuta a Qui fare anche qua. ho anche qua, per esempio. Era qua, sarebbe uguale. Non credo. Perché Sì. può fare. Sì. Questa potrebbe fare un punto in più, in effetti. Però non mi piace un po'. Sì, però potrebbe anche fare meno, ma comunque in effetti dà la possibilità poi di Di questo rubare un pezzo di seguito e arco. quest'altro. Su questa non ci sarebbe eventualmente il co quando bianco prende, arriva qui e poi può ritornare indietro. Quindi sì, magari può darsi che sia questa la migliore, in effetti. Però non è così facile da prendere col gruppo. C'è questa che qualcosa comunque fa, no? No, era più un'idea del mettere pressione intanto. E dopo questa ci sono due occhi, uno Ma l'idea è quella di e due. E poi, catturarlo il gruppo? sì, no, beh, non necessariamente, comunque diciamo un minimo di base ce l'ha, poi può uscire così, piuttosto che si possono provare anche cose appoggiandosi lì, magari, non so, questo forse è un po' fantasioso. Però in genere quel gruppo lì, insomma, in un modo o nell'altro se la cava. Poi si potrebbe anche pensare a questa, Questa non c'era. che, ok, che quantomeno lo chiudo dentro un po' meglio, così almeno è più difficile andare sul centro, sia sul centro che sul lato, e gli lascia questa. Oppure addirittura anche quest'altra, bianco viene sul lato, Però io forse guadagna più nero spazio. rimane. Beh, quel gruppo bianco comunque va tenuto un po' d'occhio, perché non è in pericolo immediato, ma Piace di più qualcosa del sì. genere. Ok. Vado a fare moio. Questa fa moio a mettere pressione a quello. Però tieni in mente che quasi quasi addirittura una mossa di questo genere può darsi che sia ancora più pressante. E quello la scarterei per Perché un se pesante. Bianco vive qui o fa così, non so, forse. Altre possibilità? E questo tipo qua. Da questa parte qua. Questo gruppo nero come sta? Vedere un po' lontano. Sì, Com'è che lo attacchiamo? che il bianco attaccherebbe il gruppo nero. Se toccasse a bianco, perché deve Bianco. lottare, c'è cioè, vivere Io attaccherei. praticamente. Beh, a questo punto non la Sì. facciamo catturare perché sennò è vivo. Ma viene tagliato secondo me. E me la mette qua il bianco. Qui sopra. Adesso ciò che deve essere fatto. Vabbè, Nero ok, vive però. non è detto che sia la cosa migliore, però sicuramente È vivo. è vivo, no? Sì. Io non vedo un modo semplice per uccidere il nero per la No, zona. è troppo presto per pensare ad uscire un Ma gruppo questa così. mi convince poco, perché Ma non dopo questa serve. situazione il nero si era forzato, il bianco pote ed è difficile catturare quando tocca l'avversario, il nero semplicemente sale così. È brutto perché finisce il voto. O si appoggia sopra invece che sotto. Sì. Io come bianco non cercherei di attaccarlo adesso. Sì, anch'io. Aspetterei di sviluppare un po' più la partita. Anche bianco converrebbe più Faremo. fare moi, tanto salire, cioè, tanto lo tengo. Con lei faccio Cioè. molti più punti di qua facendo pressione che L'unica roda. cosa buona di questa mossa è che crea un
punto di taglio qui e qui. E quindi qui la base a nero non c'è sostanzialmente. Però se vuoi togliere la base, credo che questo possa funzionare meglio. Assolutamente. Per cui casomai se lo vuoi attaccare lo attacchi da sopra. Nero potrebbe difendere qui così, poi magari con le pietre che ci sono qua si può pensare a fare qualcosa da queste parti, chi lo sa. L'unico problema è che da queste parti non si può combattere troppo perché poi dopo vanno i guai. È un gruppo debole in guai. Quindi rafforzando il nero lì. Esatto. Però tocca nero invece che a bianco. Per cui se nero dovesse vedere che questo gruppo è effettivamente debole, potrebbe giocare a difesa sì. Qua. Soprattutto una bella forma, è tranquillo. Esatto, piuttosto che appoggiarsi. Così. Non è una bella forma. Può darsi, è più tagliabile. Per contro è abbastanza solido. Però, insomma, alle volte magari fare un punto in meno per non avere problemi dopo è una cosa che prendi un pochino meno adesso, ma poi te ne ritroverai successivamente. Ma più che fare una cosa così che un po' piccola, forse è meglio fare sì, quello però è tagliato, quella pietra lì galleggia nel vuoto. Però può scappare da una delle due parti. Perché la giochi? Per il burro. Cioè, se vuoi, questo adesso indebolisce. Le trovi con due gruppi deboli, quindi li fai costruire in mezzo. Una spada che ti taglia. Più che altro c'è da tenere conto che questo angolo è forte, bianco. Bianco potrebbe anche giocare così, comunque questi li fa e queste hanno un problema. Cioè adesso sono loro un bersaglio. Ti sei sbilanciato troppo dentro. E quindi magari per salvare queste puoi finire che bianco riesce a girare dentro qua. Gruppi bianchi deboli, allora. Poi c'è da dire che qua uno potrebbe anche giocare. Però così basta, no? Però, sì, bisogna giocare più alto. Sì, qua o qua, dice addirittura. Massimo lì, non giocare più alto. Sì, vedo che stai cercando di mettere in quinta linea e che vuol dire che ti vuoi proprio espandere molto. La psicologia delle coach ti tradisce. Rimasto mai giocato. Questo è il gruppo. Questo è il bianco di bullismo. Questo non è bellissimo, è medio forte. Perché comunque succede se non è ma ci avevo pensato, ma non vale quello che dicevi prima che il bianco si rafforza, eh sì, si indebolisce il gruppo di là bianco alla fine poi i due gruppi cioè nascono beh questa a nero non mi spiacerebbe. Allora questa è una tecnica importante, su questa mossa di bianco nero qui sotto collega. È chiaro che il bianco deve venire qui se vuole, certo. Tenere scollegato, però cosa succede? Che collega sopra. Allora, è vero ancora che può tagliare. Però intanto il nero si è esteso tantissimo. No, scusate, qua. Allora, diciamo, è una tragedia, no? Bianco ha fatto i 5 punti che pensava di fare. Però nero ha fatto un muro grosso così, e se per caso bianco gli lasciasse giocare in una mossa da queste parti, è un muro che attraversa mezzo comando. Infatti lo si dispone in quel modo. Se le pietre attorno che ti aiutano, non rispondi qua, rispondi così. Rispondi. Così... diciamo nero viene qui e sei tagliato tra un minuto. Sì, però voglio vedere cosa succede. Io alla fine questo qua lo ammazzo. Queste tre pietre nere sono più avanti delle tue e stanno andando a collegarsi a queste. Qui ci sono tre pietre bianche con una base di due. Qui ci sono quattro pietre nere, però potrebbero essere tre, non è che cambia molto di tanto il fatto che ci sia questa. Una base di 4. Sono più forti loro. Sono 2 contro 1. E questo ha più base, è bianco che mi guai.
aiuti solo a... Può fare un occhio, magari anche due giocando sopra, però forse... Chiudere a cavallo, cioè giocare, tapparlo dall'alto, da rispondere a quella lancia, di tapparlo dall'alto. No, no, era così? Ah no, proprio così. Ah, vabbè, è una variante di quella precedente. Così Nero va a collegarsi. Se non vuoi che si colleghi, devi bloccare così. Sì. Però? Mi è sbagliata. No, beh, questo è sempre bullish. Così è sbagliata, no? Io avrei fatto questa, però non hai istinto. Forse era meglio andare a preparare. 1, 2, 3, 4. Eh sì, però quello è uguale, se quel gioco non può venire subito. No. Ho anche di due magari. Cioè estendersi. Però questo è come questo di inviato. E se questa qua invece stendeva di due a questo punto? No, così no, per le libertà. No, perché c'è subito la tavola. Adesso fa uno, avanti. Una curva. Perfetto. Nero. Ok. Esatto, il tuo uomo mi sembra perfetto. Ah, te la viene fuori un po' al massimo. Ma quindi quella sequenza lì era, cioè nel senso perdente, è l'unica sequenza possibile? No, è comunque un bel combattimento, vale. Effettivamente... Questo sembra che... Giusto? Nero che può venire lì. L'unico problema sembra che sia una di quelle forme dove nero un occhio e bianco non ce l'ha. No, adesso capiamo. Ah, aspetta, capiamo. Però deve prima venire qui se vuole pensare di spingere. E un po'. Nero un occhio, bianco no, il segnale dice di nero. Il libro sostanzialmente dice bisogna giocare qua perché questo è troppo lontano. Doveva essere qui per non essere invadibile. Così si può invadere perché questa posizione è comunque sufficientemente forte. Questa. Per cui la mossa normale per fare in modo che nero non si colleghi non è questa che provoca il rinforzo, ma è questa. Non tenterà di connettersi, ma anche nero possiede così. Perché la sua idea è di connettersi qua. Certo. Sì, bisogna stare molto... No, ti sto vedendo. Così e così, e adesso bianco si può tagliare o di qua o di là. Per cui, meglio fare così. E adesso cosa ho ottenuto? Ha tolto questi potenziali punti a bianco e ha isolato queste tre pietre. Adesso sono queste contro queste. E inoltre ha chiuso dentro bianco, fa qualcosa anche qua. Quindi è come se avesse fatto questa estensione.